la fase peggiore è il rullaggio, perché in questa, quando praticamente il motore ha carichi molto parziali, il consumo è molto elevato, molto più elevato di un'automobile a basso carico. Normalmente è il 60-70% del consumo a pieno carico. Quindi il rullaggio è proprio la fase in cui c'è il più grande, la più grande dissipazione di energia e di fatto il più grande inquinamento. Non ci sono dati sull'inquinamento dell'aria provocato dagli aerei, come se gli aerei andassero ad acqua o energia elettrica e non a cherosene. Sulla stampa cittadina sono apparse notizie allarmanti sullo sforamento dei limiti di legge per quanto riguarda le polveri sottili, per cui in nemmeno 60 giorni questo sforamento è avvenuto in ben 26 volte, quindi quasi un giorno su due. Ecco, io non credo che sia tutta colpa del traffico stradale. L'aeroporto Marconi di Bologna è un aeroporto storico e posizionato molto vicino, quasi inglobato all'interno dell'area metropolitana bolognese. E di conseguenza è sicuramente una delle sorgenti di emissione che vanno a contribuire all'insieme dello stato della qualità dell'aria dell'area provinciale.